Sì, pronto. Buonasera, direttore, dottor Vito Bruno, sono Luigi Abate, conduttore di Polifemo, una trasmissione di Taranto. Intanto mi permetta l'incursione, tra virgolette, in questa ora, ma siamo in perfetta diretta. Questa mattina c'è stato l'ennesimo episodio di slopping, una nube rossa maledetta sovrastava la città e noi giustamente ci rivolgiamo a lei in qualità di massimo rappresentante di Arpa Puglia per avere notizie circa questi continui slopping, i dati di Arpa, le rilevazioni di Arpa, le reazioni di Arpa, perché noi non vogliamo assolutamente creare procurato allarme, per l'amor del cielo, però lei si rende conto che la città è sotto schiaffo un giorno sì e l'altro pure. Guardi, mi chiama adesso così non ci sono problemi per quanto mi E riguarda, sa, no, è altrimenti proprio glielo prego. l'immediatezza. Ci programmeremo un'intervista Guardi, bella organizzata, di per programmare carità. l'intervista, diciamo, io oggi le audizioni in commissione regionale per un'altra vicenda che riguarda sempre Taranto, quindi Lizzano, e quindi sono stato impegnato tutto il pomeriggio lì. Allora i miei tecnici sicuramente, se ci sono situazioni, saranno oggetto di verifica, come sempre d'altronde, e nutro che ARPA costantemente monitora le attività del siderurgico, sebbene non siamo noi l'autorità di controllo, ma è l'ISPRA, come è anche ampiamente noto, e quindi se ci saranno, Ecco, ma finora, se mi... direttore, mi perdoni, ma Finora non mi hanno segnalato nulla, le finora non è posso accaduto nulla a dire, Taranto? tranquillamente, non è che non è accaduto nulla, è diverso. Non mi hanno Ah, segnalato in questo momento, almeno formalmente, il Dipartimento di Taranto, che peraltro era con me oggi pomeriggio in sì, il regione, dottor Vito probabilmente. Esposito, no? È Il il dottor Vito responsabile, ecco. Esposito, che è il responsabile, è stato con me nel pomeriggio e ovviamente starà facendo le sue verifiche Ecco. e come sempre poi questi dati Direttore, verranno oggi pervenuti, diciamo insomma. è l'ennesimo caso, è la punta di un iceberg, ma proprio perché punta di un iceberg, evidentemente al di sotto di questa punta c'è una situazione in cui davvero noi abbiamo slopping su slopping su slopping, sforamenti su sforamenti su sforamenti. Certamente io non sono un tecnico della materia, ho tutto da imparare da voi, Guardi, ci mancherebbe. su questo c'è una sentenza che penso sia ampiamente nota No, a ma dico Taranto. voi, ecco, ritengo, credo, che no, per ogni sforamento penso che Guardi, ci sia un report di riguardi ARPA. il TAR di Lecce, guardi, mi Sì, no, scusi. non parliamo della sentenza, parliamo dell'operato di ARPA, cioè ARPA No, segna come è una opera. Ecco. sentenza, non è che è avvenuta per caso, è avvenuta utilizzando, diciamo, i costanti, diciamo, Perfetto. le costanti rilevazioni, le informazioni che l'ARPA comunica a tutte le autorità, ivi incluso ovviamente il Comune, il Ministero dell'Ambiente, l'ISPRA, e quando ci sono situazioni che non corrispondono alle condizioni che secondo noi vanno garantite, sono Ecco, normalmente, quotidianamente ecco, constatate. dall'avvento di ArcelorMittal, nell'ultimo anno, un anno e mezzo, lei, come ovviamente responsabile del settore, ha notato come dire, un climax, un'ascesa di sforamenti, un incancrenirsi, tra virgolette, della situazione, un peggioramento progressivo? I tarantini lo hanno notato. Guardi, noi abbiamo, dire con tanta semplicità No, più non o è meno non è semplicità. Qui a proprio Taranto si muore ripetibile. come mosche, purtroppo. Guardi, non lo dica, insomma, No, non ci certamente noi mancherebbe, per conosciamo carità. bene, insomma, anche perché molti dei nostri collaboratori sono tarantini, E quindi quindi, vivono e ecco. lavorano lì. Quindi sappiamo perfettamente di cosa stiamo parlando. Io rinviavo alla sentenza del TAR, non so perché è recentissima, cioè di marzo, ma voglio dire insomma, di febbraio, quindi insomma, è una sentenza che ripercorre una serie di situazioni e quando quelle situazioni si evidenziano noi puntualmente le segnaliamo. E quindi questo avverrà evidentemente anche domani se domani i tecnici Ecco, rileveranno delle anomalie. perfetto, Questo perfetto direttore. avviene. Però Viene volevo trasferito dire, alle autorità competenti che poi hanno ovviamente il compito di ecco. prendere le loro Quindi voi, decisioni. lei so, come direttore, asserisce, insomma, desume dagli studi, dalle valutazioni, dalle rilevazioni che avete fatto, che credo che da un anno e mezzo a questa parte la situazione stia peggiorando. O no? Guardi, bisognerebbe fare un'analisi statistica, poi dipende anche dalle tipologie di anomalie che noi riscontriamo, perché ci possono E essere cosa casi che in sono. media cosa avete riscontrato? Guardi, è quello che c'è scritto nella sentenza. Fino alla sentenza ripercorre perfettamente, diciamo, tutto quello che L'ascesa, noi abbiamo diciamo, ecco il. riscontrato. Va Quindi bene, l'abbiamo lì direttore. e l'abbiamo segnalato. Naturalmente questo noi continueremo a farlo a garanzia di tutti e ovviamente noi naturalmente non pensiamo di essere gli unici depositari No, della no, verità. certo, no, anche perché. Facciamo
quello che possiamo. Soprattutto abbiamo fatto in modo che a Taranto l'ARPA aumentasse di molto la sua presenza anche fisica come tecnico. Io direttore intanto la ringrazio per la disponibilità e chiedo scusa per l'incursione, poi ci organizzeremo per una bella intervista più strutturata. Quello che dico, mi consenta la battuta, l'ho fatta anche prima, ci piacerebbe un'arpa suonante e non silente, è una battuta, visto sto facendo l'allegoria tra arpa strumento musicale e arpa come silente, un'arpa che per la prima volta diciamo, guardi, allora su questo sono assolutamente molto bella la sua riflessione. È una battuta, la intenda come battuta, non si offenda. Non la ritengo diciamo rispondente alla realtà per il semplice fatto che Taranto ha ottenuto una sentenza, come lei sa, sulla giustizia, sulla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Salvo poi che il governo nega l'accesso agli atti, ma questa è tutta un'altra storia. Certo. Però tre quarti di quella sentenza si basano sulle azioni di ARPA Puglia, quindi non mi sembra tanto silente. Ha ottenuto una sentenza del TAR che mai prima aveva ottenuto e buona parte di quella sentenza ripercorre atti del... Perfetto. Direttore, siccome non è, non è che bisogna essere... come dire, per diciamo mediatici, perché noi siamo un organo tecnico. Ecco, direttore, allora, ci sono due fatti e su quei fatti suonano molto molto bene, suonano talmente tanto che si sentono a livello europeo. Ecco, perfetto, direttore, io mi permetto prima di salutarla. Le manderemo alle mail istituzionali da parte delle sentinelle ecologiche tarantine le varie immagini e poi voi ovviamente nel nostro piccolo noi faremo un servizio di collaborazione, poi chiaramente voi siete i soggetti istituzionali, valuterete e prenderete le decisioni del caso, in un'ottica di collaborazione. La ringrazio, direttore, buonasera. Buonasera. Bene, come vedete, scusate la presunzione, così si fa giornalismo. Io non voglio insegnare il mestiere a nessuno, ci sono tanti validi colleghi, ma nella vita bisogna avere gli attributi, nel senso che si chiamano i soggetti istituzionali e si propongono, si espongono le problematiche.